credo che quello che è successo nell'ultimo minuto non lo dimenticherai tanto facilmente. Sì, è stata un'altra emozione bella, diciamo che è un gol pesante, sono contento soprattutto perché ha portato i 3 punti a casa, quindi è stato una cosa bella anche per i tifosi che sono venuti a sostenerci ed erano in tantissimi oggi, quindi è stato bellissimo. Ecco, possiamo chiamarla la zona Cangiano, perché con il Perugia ci sei andato vicinissimo al 2-1 a qualche secondo dalla fine. Oggi l'hai trovato. Sì, io sia che entro sia che gioco titolare cerco sempre di andare a fare gol, di dare il contributo alla squadra e quindi io ogni volta che gioco cerco di trovare la porta, ho comunque tanta voglia di fare gol, quindi ogni volta, ogni tanto capita, ogni tanto no, però ci proviamo. Allora, andiamo in cronaca, nel senso, minuto 90, da Gasso in pressione alta, ti manda la palla sul corridoio verticale, poi vai tu. Sì, no, è stato bravo Daga a recuperare il pallone, io poi l'ho preso, ho pensato ad andare a calciare in porta, e erano gli ultimi minuti, ho messo tutta la mia forza e ho calciato verso la porta. Poi hai fatto un 100 metri stile Marcel Jacobs per andare sotto i tuoi tifosi. Sì, come ho detto, se lo meritavano, sono venuti fin qui a sostenerci veramente in tanti, era il minimo che potevo fare andare sotto da loro. Prima di una domanda da studio, raccontiamo un po' la storia di Gianmarco Cangiano. In telecronaca abbiamo raccontato di quanto eri promettente con la primavera della Roma, poi a Bologna, poi un po' di esperienze in B. Forse non è andata come volevi? No, ho avuto un paio di esperienze che, diciamo, non mi hanno trasmesso così tanta fiducia. E dove ho giocato poco e ho capito che non mi serviva giocare poco e diciamo sono venuto qui anche per questo, perché il modulo è adatto alle mie caratteristiche, cosa che non ho trovato in questi 2 anni dove ho giocato poco. E poi qui ho ritrovato la voglia e la fiducia soprattutto di fare bene, quindi. Poi c'è Zema. Eh sì, che è sempre una cosa buonissima per me, perché essendo un esterno è comunque tanta roba. I gradoni come sono? Sono pesanti, però Guarda, li abbiamo facciamo. strappato più il sorriso dicendo i gradoni che non facendogli raccontare il gol a Cangiano. Una domanda 1 e salutiamo Gianmarco Cangiano. Vai Massimo. Fabio. No, ma io il ragazzo a cui faccio anche a lui complimenti, come ho fatto a Pierno, chiedo quanto sia difficile per le sue qualità, che ne ha tante, di non essere un titolare fisso e di dover comunque dimostrare subentrando. È una cosa complicata e gli faccio complimenti perché si è sempre fatto trovare pronto. Ho sentito metà del. Quanto è difficile per te non essere titolare fisso e fare soprattutto a partite in corso? Ma sinceramente penso che, ovviamente io è logico che ho la voglia di giocare il più possibile, però so che comunque là davanti siamo tutti bravi. C'è Fede che anche lui è molto bravo, e quindi è giusto che chi sia meglio giochi. Siamo tutti e due in forma, quindi il mister decide, io cerco sempre di farmi trovare pronto. Chiaramente con il Pineto mercoledì sarai titolare, questo lo possiamo già dire da adesso, con a Cornero in nazionale, i tuoi 90 minuti, la tua occasione dall'inizio. Ma sì, diciamo non si sa mai, la certezza non ce l'abbiamo, però sicuramente sia che dovrò giocare dall'inizio che dovrò entrare, la voglia sarà sempre la stessa.